Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Due filoni, i temi principali per la nostra puntata di oggi, che sono ancora l'inizio, l'avvio del piano di vaccinazione con alcune polemiche, alcune criticità che abbiamo sentito anche emergere qui nella puntata di ieri parlando con il consigliere del commissario Arcuri Bonaretti. E dall'altra parte una crisi politica che sembra ormai un po' nelle cose, vista la conferenza stampa di Renzi di ieri, con la sfiducia totale rispetto alla versione, diciamo, di Conte, Gualtieri e Amendola della bozza di recovery plan italiano e la rivendicazione di alcune istanze in modo molto forte. Che non piacciono, sgradite a Conte, per così dire, la delega ai servizi segreti e ancora il MES. Quindi avremo questi due filoni, questi due argomenti nella prima e nella seconda parte della trasmissione, con ospiti anche diversi, ma intanto vi presento subito quelli già presenti. Allora intanto ringrazio, buongiorno, Lina Palmerini, che è tornata qui con noi in studio, notista e quirinalista del Sole 24 Ore. Do il buongiorno e il bentornato anche al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno. Sì, buongiorno. Abbiamo tremato perché sapevamo che eravamo stati informati di qualche problema, forse a causa della neve, però eccolo lì e si sente benissimo. Buongiorno e bentornata Alessandra Ghisleri, sondaggista, analista di politica di Euromedia Research. Buongiorno. E do anche il buongiorno e il benvenuto, per ultimo, ma in realtà cominciamo naturalmente con lui, al professor Richeldi, del medico pneumologo del Policlinico Gemelli e anche membro del CTS, se non mi sbaglio, tra le varie autorità. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei. Allora, comincerei subito con lei perché le domande anche oggi sono tante. Uno riguarda, e comincerei da qui, la cosiddetta variante bresciana. È spuntata una variante bresciana, forse addirittura prima ancora di quella inglese. Ci deve preoccupare questa mutazione, il fatto che è stata riscontrata in Italia? Gli esperti ci dicono sostanzialmente di no. Questo coronavirus, come tutti i coronavirus e come molti virus, pensiamo anche ai virus che causano altre malattie, ad esempio l'HIV o l'epatite virale, tendono a mutare man mano che si replicano e man mano che passano da una persona all'altra. La gran parte di queste mutazioni sono mutazioni che non causano cambiamenti nella conformazione della proteina del virus, invece alcuni causano conformazioni piccole o grandi nella conformazione. Ecco, le grandi mutazioni possono cambiare la natura della proteina, quindi c'è il pericolo che il virus non sia così efficace come nella, diciamo, variante originale. Però pare che, a quanto stanno dicendo i vari laboratori in giro per il mondo, finora non siano state riscontrate delle varianti così diverse da pregiudicare l'efficacia del vaccino, che è poi quello che ci interessa in sostanza. E certo, infatti arriviamo subito alla questione vaccino e comincerei con il tema, diciamo, la questione polemica, il fatto che ci siano dei Novax tra i medici e che ci sia bisogno di una campagna, diciamo, testimoniale. Proprio il direttore del Corriere della Sera ha lanciato l'idea di una foto di gruppo di leader politici di maggioranza e opposizione per incentivare la vaccinazione mentre si vaccinano, un po' su come hanno fatto anche leader internazionali. È stata accolta con favore, mi sembra, no? Per adesso questa proposta, direttore Fontana. Sì, la mia idea non è tanto che debbano fare il vaccino tutti insieme, debbano farlo saltando la fila, come si dice, rispetto alle regole. Era di fare un appello comune, un'azione concordata, perché tutto il paese sapesse che chi dirige, leader dei partiti in cui gli elettori si riconoscono, sono a favore della campagna di vaccinazione e mettono da parte tutte le riserve, tutte le prese di posizione un po' caute che ci sono state anche nei mesi passati. Aspetterò cosa mi dice il medico, starò a vedere, cercherò di capire. C'è un clima molto, molto diffuso, non tanto di ostilità Novax,
che mi sembra una quota limitata degli italiani che hanno questa posizione, ma c'è scetticismo, c'è anche timore rispetto a una novità e a un vaccino che è stato sperimentato e messo in produzione in tempi così rapidi. Io credo che quindi tutti, dalla comunità scientifica, dai medici, da chi ha forza sull'opinione pubblica e anche dai leader politici, debbano agire immediatamente perché questi timori, queste riserve vengano cancellate e la gran parte dei cittadini italiani si vaccinino. Allora, mi sembra che abbiano detto più o meno di sì tutti, da Conte a Renzi, Zingaretti, con invece Meloni e Salvini che hanno detto è una bella iniziativa, però stare in questa foto di gruppo no, non ci convince, noi appunto non vogliamo saltare la fila, vogliamo farlo e lo faremo senza esitazione quando sarà il nostro turno. Era questa la sfasatura che non ti convinceva tanto? Ma sì, ma infatti nessuno sta chiedendo né di privilegiare, come si dice tra virgolette, la casta né di saltare la fila. Siccome però anche nel mondo politico ci sono state, come dire, delle cautele, diciamo così, se addirittura qualche volta qualche posizione un po' strana, sarebbe molto importante che su un tema così determinante, se io poi penso che bisognerebbe farlo anche su altre questioni tipo Recovery Fund, però almeno su questo tema così determinante ci sia un'unità assoluta della classe politica. Ci sono alcuni momenti in cui distinguo non servono, il segnale deve essere univoco, è una battaglia per la salute e per il futuro di tutti i cittadini. Io credo che da questo punto di vista non ci possano essere prese di posizione distanze. Questo è stato chiesto, assolutamente nulla d'altro, né governi di unità nazionale né addirittura dei privilegi, solo tutti insieme dicono al Paese che questa cosa è importante e utile. Lina Palmerini, in effetti si è vista questa sfasatura anche rispetto al caso De Luca, così ne accennavamo ieri, ma forse è interessante tornarci, perché da una parte c'è questo così il tema di avere dei testimonial, dall'altra l'accusa che se lo fanno prima c'è un tema antipolitico anche rispetto alle vaccinazioni, allora sono i politici che cercano un privilegio, una specie di casta di beneficiari del vaccino. Lo so, io credo abbia ragione il direttore Fontana. In questo momento la priorità è convincere e spiegare agli italiani perché vaccinarsi, quindi spiegare e convincere perché vaccinarsi. Quindi io credo che questo sia prioritario rispetto alla polemica di chi salta la fila e chi non la salta. Credo che sia ragionevole anche l'idea di una foto di gruppo. L'unica cosa però, dico, da un lato che l'opposizione, soprattutto in questo momento, hai anticipato che uno dei temi della puntata sarà la crisi di Capodanno o dell'Epifania, vedremo, e quindi per Salvini e Meloni è importante in questo momento non confondersi con il governo e con la maggioranza, perché loro sperano ancora che ci possa essere un esito, imprevedibile di questa crisi e quindi andare alle urne, per cui tatticamente non conviene adesso dire sì a foto di gruppo. Dall'altra parte però vorrei dire sia al direttore Fontana, ma anche ho visto collegata la Alessandra Ghisleri, ma quanto qual è l'appeal dei leader politici oggi e dei partiti? Cioè, ma quanto rappresentano? Ma siamo sicuri che se un cittadino vede che si vaccina, non voglio fare nomi adesso per carità, ma si convincono soltanto perché il leader politico. Io leggo sempre con interesse i commenti e gli editoriali di Alessandra Ghisleri sulla Stampa e vedo sempre che i partiti e i leader sono con un gradimento, devo dire, molto basso, soprattutto i partiti politici sono in fondo alla classifica, in fondo a tutto. Quindi non so se poi questa foto di gruppo sia giriamo subito questa domanda che mi sembra importante, Alessandra Ghisleri, e possiamo tradurla anche così: è più forte questa foto di gruppo di Eder Parisi per dire che fa Novax? Ma allora, intanto bisogna ricordare che almeno nei dati che vengono rilevati settimanalmente, ancora un cittadino su quattro non desidera e non vorrebbe vaccinarsi.
A questo fa eco e fa cassa di risonanza il fatto che molti operatori sanitari, e si legge tutti i giorni sui giornali e si sente anche, non vogliano anche loro vaccinarsi. È evidente che il politico in sé non ha una grande rappresentanza. Io credo che, ad esempio, il messaggio di De Luca, quello di vaccinarsi per, è stato facilmente tradotto in un saltare la fila piuttosto che in un vantaggio di comunicazione verso tutte le persone. Scusate. Credo invece che più che i politici sarebbe necessario riuscire a far comprendere il rapporto tra le varianti del virus, la possibilità che il vaccino non abbia delle mutazioni, nel senso che sia attivo anche con le varianti, perché ad ogni parola corrisponde una reazione e ultimamente le reazioni sono quasi sempre collegate a una paura. Quindi quando si parla di variante inglese si teme che il vaccino possa non risultare utile, quando si parla di variante bresciana vengono in mente le bare e tutto quello che noi sappiamo che è accaduto nella prima grande ondata del Covid, di questa primavera. Vaccinare i politici è significativo perché vuol dire che loro non sono al di sopra degli altri e quindi è corretto. È sicuramente non importante per essere rappresentativi politicamente, ma è sicuramente corretto per far vedere che anche loro non sfuggono, come non sono sfuggiti al Covid. Chiaro. Io però a questo punto introduco, vado dal professor Richeldi, ma poi mi piacerebbe naturalmente ascoltare tutti, un interessante articolo di apertura del quotidiano Domani, che dice questo: le polemiche in realtà si basano su alcuni dati inventati. Il vaccino, il problema non sono i medici e gli infermieri Novax. Sostiene Domani che in realtà i numeri di questi obiettori, diciamo, del vaccino tra i medici e gli infermieri siano in realtà molti di meno di quelli che vengono, diciamo che il rilievo che diamo anche noi dei media a questo tema specifico è un po' sproporzionato rispetto ai numeri reali. Diciamo, a suffragio di questa tesi vengono citate le dichiarazioni intanto del segretario dei medici di famiglia e poi anche di Carlo Palermo, segretario dell'ANAO, il sindacato dei medici dirigenti, che dice: non mi concentrerei su quel 10% di medici che non si vaccinerà, mi preoccuperei piuttosto di arrivare al 70% della popolazione vaccinata entro luglio. E quindi, come dire, non è che c'è un po' di distrazione, questo tema distrae da un piano vaccinale che non è poi così pronto, come speravamo, professor Richeldi? Ma guarda, sul piano vaccinale io non ho delle informazioni dirette, mi sembra che finora le cose siano funzionate e stiano funzionando come nel resto dei paesi europei, quindi non ho personalmente motivo di dubitare che le cose non debbano andare come previsto. Quello dei medici che non si vaccinano è un tema secondo me molto importante, per due motivi. Il primo motivo è che il referente di tutti i cittadini rispetto alla opportunità di fare il vaccino dovrebbe essere il proprio medico, cioè il vaccino è un atto medico. Quindi, come tutte le terapie, io immagino che una persona, diciamo, di buon senso, certamente si informi, certamente legga i giornali, ma non essendo un esperto, chieda al proprio medico. E il proprio medico naturalmente fornisce un rapporto di quello che sa in scienza e coscienza e raccomanda o meno la vaccinazione. Ora, al di là delle pochissime controindicazioni di questo vaccino, io non vedo sinceramente veramente nessun motivo per non raccomandare di vaccinarsi alle persone. E ne vedo invece un'enormità per raccomandarlo. Ricordiamoci che il vaccino è l'unica arma che noi abbiamo messo in campo, cioè, per usare un paragone calcistico, è la prima volta che passiamo la nostra metà campo. Finora siamo stati sempre in difesa. L'alternativa al vaccino è rimanere in difesa. L'alternativa al vaccino è rimanere distanziati, con la mascherina, con i negozi chiusi, con i cinema chiusi, con i musei chiusi, con tutto quello che ci impedisce di fare questo virus. Quindi è molto difficile in questo momento, con i dati scientifici disponibili, sostenere una tesi diversa. A meno che è una minoranza che la sostiene, professore, secondo lei è un fenomeno più preoccupante? No, secondo me è una minoranza, le posso parlare del mio ospedale, perché questo è quello che le so dire, è una minoranza che si sta, tra l'altro,
velocemente riducendo, e probabilmente si va riducendo anche come fenomeno di emulazione, anche come fenomeno di significativa distanziamento dalla propria visibilità. Il nostro ospedale, ad esempio, ha dotato di una spilla simbolica tutti i medici che hanno fatto il vaccino e che stanno facendo il vaccino. Cioè, rimanere in una posizione così difficilmente difendibile da un punto di vista scientifico, ricordiamoci che il medico deve avere delle basi scientifiche, diventerà via via più difficile nel corso del tempo, io ritengo. Quindi non ci sarà bisogno di rendere obbligatorio, perché questa è l'altra polemica che abbiamo visto ieri fra la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa e la ministra Dadone dei 5 Stelle. Io come medico mi auguro sinceramente che non ce ne sia bisogno, perché sarebbe un po' una sconfitta di quello che sono le basi scientifiche della medicina. Certo che se in alcune situazioni particolari la percentuale di medici che non, o di operatori sanitari che non si vaccinano dovesse superare una percentuale preoccupante, io penso che anche l'obbligatorietà possa diventare uno strumento perseguibile. Direttore Fontana, pensi che sarà necessario rendere obbligatorio, appunto, un po' la tua idea, la campagna, un po' anche questi numeri che sono poi ridotti, ci confermava il professor Richeldi, forse insomma ci consentono di uscire anche da questa polemica? Sì, io penso che se tutto viene fatto bene, se c'è una buona organizzazione, una buona distribuzione del vaccino, se le dosi sono sufficienti per tutti, se tutte le persone che hanno un'influenza e un ruolo, e in particolare i medici, fanno delle azioni giuste e positive, io credo che non ci sarà bisogno dell'obbligatorietà. Naturalmente è una carta di riserva, lo diceva bene il professor Richeldi, che andrà usata se a un certo punto ci renderemo conto che l'obiettivo dell'immunità di gregge non è perseguibile, perché i numeri sono troppo bassi. Per questo io penso che in questa prima fase tutti quelli che hanno un'influenza sull'opinione pubblica, quindi dai medici al professore in una scuola quando sarà il caso, dei ragazzi, ai politici, a noi giornalisti, ai conduttori televisivi, se tutti vanno in una stessa direzione, fanno capire l'importanza di questo atto, io credo che alla fine avremo un risultato positivo. Io non sottovaluterei, lo dico non per sopravvalutare l'importanza dei politici, in cui anche io ho molti dubbi, ma quando Trump compariva e appariva tutti i giorni in televisione senza mascherina, lanciava un messaggio ai suoi sostenitore di un certo tipo e molto ben determinato. Io credo che nel caso del vaccino nessun politico, che nessun leader, nessun rappresentante di governo deve avere un minimo di riserva sul fatto che la vaccinazione deve essere fatta da tutti e deve essere sostenuta in una maniera determinata, perché come dice il professor Richeldi, l'alternativa a una vaccinazione di massa è continuare in questa situazione che è pericolosa per la salute e disastrosa per l'economia. Prima la regia stava inquadrando un editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio, che è contro la barbarie dell'obbligo vaccinale. Trattare le masse come fossero pecore destinate all'immunità di gregge è oltranzismo positivista che rischia di esasperare menti già di per sé confuse. Invece serve pazienza per persuadere le minoranze riottose. No, è una barbarie l'obbligo. Non lo so, anch'io penso che sia veramente l'ultima carta, che la prima della politica sia quella di spiegare e convincere prima di obbligare. È necessario spiegare anche perché devi vaccinare senza aver spiegato bene che questo vaccino ha superato tutta una serie di test. Cioè, l'informazione e la trasparenza non devono mancare. Nel momento in cui c'è informazione e trasparenza, credo sia anche più semplice evitare, diciamo, la carta dell'obbligatorietà. Però mentre parlava il direttore Fontana mi veniva in mente una cosa, cioè tutto questo mondo di Novax, che era un mondo che aveva attraversato il Movimento 5 Stelle. Certo.
E io vedo che invece adesso tutti gli esponenti dei 5 Stelle sono tutti orientati sulla vaccinazione. In e maniera... anche Grillo ha fatto un video, c'è da dire che in realtà non era un video Novax, che diceva mi farò tutti in un'unica siringa tutti i vaccini. Allora io dico, insomma, critichiamo molto la presenza dei 5 Stelle al governo, però devo dire che il governo e governare delle volte, diciamo, portano a delle posizioni più razionali e più di buon senso. E vedo in questa, diciamo, conversione molto decisa e molto netta sulle vaccinazioni, vedo un altro passaggio di questa mutazione dei 5 Stelle che probabilmente non è ancora conclusa, ma in questo, diciamo, passaggio delle vaccinazioni io ci vedo un altro passo avanti, un'altra mutazione. Di questo movimento sì, però mi viene da chiedere subito, Alessandra Ghisleri, diciamo ancora la stiamo un po' tenendo sulla politica questa parte dei vaccini, ma poi andiamo anche nello specifico tecnico delle criticità. Però mi sembra che, diciamo, a corredo, per completare la domanda ci stia, però non è che poi semplicemente questo mondo Novax non si sente più rappresentato, cioè, ma comunque resta, esiste, è in quella... in quei numeri che citava prima Alessandra Ghisleri. Tra l'altro, scusa, mi ricordo che anche il governatore Zaia era su posizioni ambigue. Non Novax, non voleva l'obbligatorietà, esatto, fece una grande campagna, adesso, diciamo, era una posizione, adesso era contro l'obbligo, idea. A Novax non lo possiamo dire onestamente. No, però insomma era, diciamo, sfumato. Contro l'obbligo, sicuramente. Ma noi, ad esempio, settimana scorsa noi abbiamo testato se le persone... desideravano rendere obbligatorio il vaccino, e il 47% degli italiani ha dichiarato assolutamente no. Politicamente il dato interessante è che, oltre a tutto l'elettorato, la maggioranza dell'elettorato di centrodestra su questa posizione, c'era ben il 50% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle. E questo la rende evidentemente la risposta alla tua domanda, nel senso che è evidente che il Movimento 5 Stelle nasce come una corrente politica trasversale a molti partiti. Sappiamo che il 75% all'origine, nel 2009, era praticamente di centrosinistra, ma conteneva anche delle grandi spinte di centrodestra, di centro, eccetera. Tra questi c'erano dei movimenti come il No TAP, il No ILVA, il No Vax e così via. Man mano si sono sgretolati come neve al sole, proprio perché, come diceva Lina Palmerini, governare significa anche trovare delle reazioni che hanno un senso per la comunità. Allora, di fronte a questo è ovvio che i duri e puri di queste religioni si rivolgeranno ad altre rappresentanze, che sono sempre nella storia della politica italiana, ci sono sempre nuove sigle che nascono con acronimi strani e diversi. Il dato vero è che la politica non rappresenta più tanto i cittadini in una situazione così complicata se non spiega bene. Una delle posizioni sul vaccino, ad esempio, complicata, è il fatto stesso di quel dubbio che si legge, si sa, delle possibilità che dopo 9-10 mesi non si sia più coperti e che quindi questo vaccino sia come una sorta di vaccino anti-influenzale. Questo è una delle, almeno nei risultati, nelle domande che noi abbiamo fatto, è una di quelle risposte che danno maggiormente i più esti a vaccinarsi, nel senso che dicono: se io mi devo vaccinare ogni anno, perché lo devo fare? E qua nasce un'altra domanda, che è il senso di comunità, cioè il desiderio e la volontà di voler tornare a una vita normale e quindi ricompiere quelli che erano i nostri tratti giornalieri, e quindi uscire senza mascherine e cose di questo tipo, se un vaccino ce lo può consentire. Allora, queste sono delle risposte semplici, e forse che la scienza, siccome questo virus non lo conosciamo proprio benissimo, potrebbe aiutare a, come dire, a spiegare, per convincere anche i più restii ad essere vaccinati, perché molti quest'anno, i dati dimostrano che hanno fatto più vaccini anti-influenzali e più vaccini contro il pneumococco. Questo significa che le persone spinte dal timore di prendere il Covid, e quindi di aiutare anche la scienza e gli ospedali ad avere una differenziazione tra Covid e influenze, si sono svaccinate di più. Questo perché è stato spiegato. Allora, forse delle spiegazioni in tal senso aiuterebbero.
Certo, naturalmente ci siamo occupati della minoranza, fortunatamente, di quelli che non si vogliono vaccinare, ma subito dopo la pubblicità ci occuperemo della maggioranza, cioè tutti quelli che guardano però con timore all'organizzazione, alla parte organizzativa, alla gestione dei vaccini, che è un po' il cuore di tutta la questione. Dopo la pubblicità restate con noi. Allora, professor Richeldi, alcune questioni aperte sul piano dei vaccini. Allora, intanto non è chiarissimo come vengono composte le liste delle persone da vaccinare. Sappiamo le priorità, però le priorità prima gli operatori sanitari, poi gli anziani, eccetera, eccetera. Però ieri con un certo sgomento abbiamo appreso che si stavano avviando ora, anche con l'ausilio di un professore della Bicocca di Milano, a comporre queste liste, a calcolare con gli algoritmi. Bonaretti ci ha detto: no, ma è semplice, sono le ASL. Fatto sta che in altri paesi queste liste sono già pronte, e soprattutto è un ritardo che qualche preoccupazione la desta, perché se poi qualcuno non può andare, credo che immediatamente dovrebbe esserci un sostituto. Insomma, non è una cosa semplicissima. Lei non ha la sensazione che questo possa essere poi alla fine il vero problema? Le liste, la logistica? No. No. Nel senso che... Questo a noi conforta questa sua certezza, sì. Ovviamente. Nel senso che, le dico subito, dunque, perché è stata scelta questa politica, che è una politica poi simile a quella di tutti gli altri paesi europei? Non è che ci siamo dovuti inventare niente. Basta guardare qual è l'età media delle persone che muoiono tutti i giorni, delle centinaia di persone che muoiono tutti i giorni. È rimasta per tutto il corso della pandemia intorno agli 80 anni. Cosa ci dice questo? Ci dice che le persone veramente da difendere sono queste. Ora, qui ci sono due messaggi importanti. Il primo messaggio è che il vaccino è una difesa in primis per la persona che lo fa. Cioè, questo discorso dell'immunità di gregge è un discorso, diciamo, che è di là da venire. Oggi come oggi, quando vacciniamo una persona, vacciniamo quella persona e la difendiamo da una forma grave di polmonite, da virus, da coronavirus. Quindi chi vogliamo raggiungere? A parte gli operatori sanitari, che ovviamente è bene proteggere, perché se si ammalano naturalmente creano non solo una disfunzione nelle strutture sanitarie, ma anche una possibilità di contagio, come abbiamo visto. Quindi, tolti gli operatori sanitari, incominciamo a vedere le persone che sono più anziane, in particolare quelle che sono state le vittime privilegiate di questo terribile virus, che sono le persone, ad esempio, nelle strutture residenziali assistite, nelle cosiddette RSA. Lì c'è un criterio semplicemente anagrafico e anche di copatologie. Ora, questo non è una cosa complicata. Qualsiasi ASL, qualsiasi regione, ha qualsiasi database dei medici di medicina generale, ha ovviamente l'età, perché il dato anagrafico è un dato automatico da estrarre, e anche la questione delle copatologie. Quindi io onestamente non vedo un problema. Quindi secondo lei è giusto, lei dice non c'è un problema di tempi, hanno l'elenco e li chiameranno quando sarà opportuno, non è il caso di preallertare tutti prima, di dire tu sarai vaccinato? Cioè è questa idea che tutto sia ovvio e semplice e poi in realtà si rivela né ovvio né semplice? Intanto non abbiamo ancora la prova, voglio dire, la partenza è stata una partenza. Ma gli elenchi non ci sono, che lei sappia, questi elenchi ancora non ci sono, nel senso le persone non sono state contattate. Guardi, e l'incrocio tra età e patologia ancora non è stato fatto, giusto? Abbiamo i criteri, io credo che sia una cosa in cui praticamente tutte le regioni stanno lavorando adesso. Io le posso parlare per la regione in cui vivo, ma le regioni hanno già pronti questi elenchi, perché questi sono elenchi, ripeto, non sono elenchi difficili da generare, sono elenchi sostanzialmente automatici. C'è una logistica piuttosto complessa, questo bisogna dirlo, perché soprattutto per questo primo vaccino c'è, come avete visto, una catena del freddo che va rispettata, quindi quello è un elemento non di preoccupazione, ma certamente di grande attenzione. Finora ha funzionato, quando le dosi diventeranno migliaia e migliaia, bisognerà essere certi e sicuri che i centri di vaccinazione che in questo momento sono stati identificati, credo siano circa 300 in questo momento nel nostro paese, siano in grado di offrire il vaccino e di portarlo anche. Ricordiamoci che
un conto è fare venire le persone, un conto è andare a vaccinare le persone nell'RSA. Quindi io la cosa che più non mi preoccupa, ma in questo momento da cui prestare attenzione, è la questione logistica. La questione delle liste, la questione delle priorità, credo che sia un problema risolto. La questione logistica per i centri, perché proprio per questa ragione del freddo, del vaccino Pfizer, servono e ancora non sono stati tutti identificati, questo è il punto. Sì, questo è vero, anche se vede che noi è notizia di oggi, ad esempio, che da ogni fiala potremmo ottenere 6 dosi anziché 5, come inizialmente stabilito. E l'AIFA ha immediatamente autorizzato questo utilizzo, ad esempio abbiamo già 5 milioni di dosi in più semplicemente facendo questa cosa. Quindi le cose evolvono, cioè giorno per giorno, però credo che il sistema abbia dimostrato, stia dimostrando di essere pronto anche per questa sfida logistica che, ripeto, non è semplice, ma è stata preparata, credo, adeguatamente. C'è una questione di assunzioni dei medici, ma ci arriviamo dopo, che è un'altra questione che solleva punti interrogativi. Però Lina Palmerini, a proposito della logistica, un'altra così polemica o ironia o sopracciglio alzato l'ha provocata la scelta di costruire queste primule affidate, il design, Stefano Boeri. Anche questa è una comunicazione efficace, secondo te, o invece introduce un elemento di farraginosità alla fine? Non lo so, nonostante io faccia la giornalista, a me questa comunicazione emozionale, non lo so, un po' non riesco a valutarla, a pesarla, perché ripeto, nel momento in cui uno ha a che fare con la propria salute, credo sia più importante l'informazione che non vedere una primula o vedere un furgone con i vaccini che arriva scortato, e quindi creare quella comunicazione emozionale, non so, l'ha chiamata in questo modo Arcuri. Non lo so, mi sono un po' scettica, forse anche per carattere. Io preferisco qualcuno che mi spieghi piuttosto che qualcuno che mi faccia vedere una bella immagine. L'unica cosa, io ascoltavo con molto interesse il professor Richeldi, però volevo un po' insistere su questa questione delle liste, come giustamente dicevi tu, perché io credo sia facile nel momento in cui nella prima fase, perché sono poche le dosi, pochi vaccinati, e perché è molto semplice fare le liste in base all'anagrafe, quindi gli ultraottantenni, ma nel momento in cui si va su fasce d'età differenti, quindi più giovani, come si fa a distinguere, per esempio, chi ha una priorità in base a delle patologie che espongono di più al rischio? Esistono delle liste in questo senso? Professore. Sì, queste liste ancora non sono chiaramente definite, perché, come ha detto benissimo lei, il criterio anagrafico è quello che ci deve guidare in questa fase. Quello che immagino io, quello che si sa, è che con l'incremento della disponibilità di vaccini, ricordiamoci che stanno arrivando altri 2 vaccini sul mercato, quindi questa, diciamo, necessità di selezionare in maniera molto accurata le persone sulla base di una lista di priorità verrà sempre più meno, perché la disponibilità di vaccini sarà più grande. Quindi ha ragione lei nel senso di dire che non c'è in questo momento una classifica, una graduatoria precisa. Chi ha la fibrillazione atriale viene prima di chi ha il Parkinson. Questa non c'è, perché non lo possiamo fare in questo momento, ma sarà una graduatoria che io credo sarà resa sostanzialmente inutile nel momento in cui avremo una disponibilità di dosi vaccinali che potremo vaccinare sia gli uni che gli altri nello stesso momento. Luciano Fontana, quali secondo te possono essere le vere criticità, almeno dal tuo osservatorio di direttore di un quotidiano che va ovviamente in tutte le direzioni, perché sì, parliamo di politica, ovviamente attraverso la cronaca e insomma le testimonianze anche che pubblicate, le inchieste. Secondo te quali sono i punti critici? Ma il punto critico fondamentale è il rapporto tra questa organizzazione centrale e tutta l'articolazione regionale, perché poi sappiamo che la sanità in Italia ha un'articolazione regionale come competenza e come strutture molto forte. Io spero che da questo punto di vista ci sia una collaborazione stretta e che i passi vengano fatti tutti nella direzione giusta, perché se siamo a quello che è successo per la distribuzione, ad esempio nella mia regione, la Lombardia, del vaccino antinfluenzale
che era solo di competenza regionale in questo caso, le perplessità sono davvero tante. Io credo che ci saranno, in questo ha ragione il professor Richeldi, ci saranno due fasi. Questa fase da qui a marzo-aprile mi sembra abbastanza gestibile. Personale sanitario e RSA, che sono luoghi chiusi in cui si sa chi c'è, e c'è personale medico e infermieristico in grado di distribuire, di fare il vaccino. Quando passeremo alla distribuzione, alla vera distribuzione di massa in base all'età, a quel punto davvero la buona organizzazione, le liste, il personale, i luoghi dove andare, la facilità di poterli raggiungere e un rapporto molto diretto con chi lo deve fare è una cosa molto importante. La struttura amministrativa e burocratica italiana da questo punto di vista non ha dato delle grandi prove in passato, è questo che mi preoccupa. C'è però una questione da aggiungere. È vero che se arrivano gli altri vaccini, ad esempio vaccini come quello di AstraZeneca, che sono più facili da fare, hanno una logistica meno complicata e ne avremo anche di più perché l'Italia e l'Europa ne hanno prenotati tanti, forse il tema delle priorità, della selezione, del fatto che qualcuno non può non avere il vaccino è un tema forse superabile. Insomma, io credo che la burocrazia e l'assenza di personale adeguato ed esperto siano le due questioni fondamentali. E a proposito del personale, appunto, arriviamo alla questione dei medici supplementari che in realtà non sono ancora stati reclutati, perché notizia che in realtà il bando per l'agenzia interinale che poi dovrà provvedere a questi contratti, che saranno quindi per somministrazione, in realtà il bando chiude oggi addirittura, insomma, e quindi ancora è tutto di là da venire questo tema del personale. Il richiamo alle vaccinazioni, al problema dei vaccini anti-influenzali, emergeva anche dalla puntata di ieri. È proprio un caso di sfasatura tra una comunicazione che ha incentivato a vaccinarsi e quindi ha prodotto un'adesione maggiore del previsto, non inferiore, e invece le dosi che erano quelle dei tempi andati. Prima di arrivare da Alessandra Ghisleri, do intanto il buongiorno e il benvenuto a Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica da Berlino. Buongiorno Tonia, bentornata. Buongiorno a voi, buongiorno Alessandra. E ovviamente la Germania ci porta all'altra polemica del giorno sul numero di dosi, anche perché è sulla Germania che si è, come dire, smarcata dal resto dell'Europa. Ora Tonia ci spiegherà bene come e perché ha funzionato questa decisione di provvedere anche al di fuori delle quote stabilite dall'Europa. Però chiedo ancora a Alessandra Ghisleri prima, anche dal tuo punto di vista, quali possono essere le criticità? Ma io credo che la principale criticità è proprio il rapporto tra lo Stato centrale e l'organizzazione territoriale, perché già nella prima fase abbiamo assistito ad un delirio, se vogliamo, e a una ripresa di consapevolezza nella parte, diciamo, più tranquilla, quando l'onda del virus in estate non era così violenta, per riprendere poi nella nuova fase autunnale. Secondariamente le modalità e la confusione che potrebbe nascere tra tipi di vaccini differenti nel confronto della istruzione della popolazione, perché come diceva bene Lina Palmerini, il problema, al di là dell'operazione simpatia e di tutto quello che potrebbe essere gestito, il tema vero è come e quando potremmo essere vaccinati tutti, perché, e ripeto, se chi viene vaccinato a gennaio sarà ancora coperto a settembre, quando la seconda fase dell'operazione potrà essere nel pieno dell'onda di vaccinazioni. Perché il tema vero è che noi non abbiamo imparato benissimo a convivere col virus, e quindi il problema si pone nella vita quotidiana di ciascuno in questo rapporto diretto tra la malattia, il saper vivere la quotidianità e il potersi proteggere, al di là delle mascherine, del lavarsi le mani e del distanziamento, come stiamo facendo.
perché le persone sono molto stanche da questo punto di vista e quindi anche il rapporto tra regioni e regioni, non abbiamo delle regioni con la sanità identica da nord a sud, lo sappiamo bene, abbiamo dei rapporti con gli ospedali differenti e quindi questo si ripercuoterà su tutta la popolazione, perché non ci potranno essere, come dire, dei cittadini privilegiati che vivono in regioni dove la sanità funziona e dove invece no, perché come diceva Fontana, anche in Lombardia nella distribuzione del piano vaccinale antinfluenzale ci sono stati dei problemi sull'arrivo delle quindi dosi e parte, non avevano appunto... la parte, diciamo, di rapporto con le regioni di un piano che però dobbiamo ricordarlo, in questo caso il piano vaccinale è nazionale, quindi le regioni erogano servizio. È chiaro. Allora, vado da Tonia Mastrobuoni. Tonia, insomma, la Germania si è smarcata, ha imboccato una strada autonoma per assicurarsi più dosi di vaccini. Sì, allora, anzitutto volevo dire una cosa, anche perché poi il dibattito italiano, il nostro dibattito è spesso autoreferenziale, ma io volevo dire che le immagini dei vaccini che arrivavano dal Belgio sono state mostrate in diretta su tutti i principali media tedeschi. Cioè la Bild ha fatto addirittura un video lunghissimo, ma lo Spiegel, la Süddeutsche, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, tutti i giorni più autorevoli. Ma secondo me è anche giusto, nel senso, quindi siamo alla fine di una lunga battaglia. Cioè il fatto che vengano mostrati, come dire, i salvatori, quindi... che venga mostrato il fatto che chi si... È come pretendere che alla fine della Seconda Guerra Mondiale non si mostrassero le immagini dei carri armati che entravano nelle città liberate dai nazisti, ecco. Lo so, il paragone è un po' forte, però è quello che mi è venuto in mente quando ho visto... Io ho avuto un momento di grande sollievo quando ho visto, per esempio, i camion arrivare in Germania. Io mi vaccinerò ovviamente qui e mi vaccinerò troppo tardi, molto tardi. Questo è il secondo... Questo è, arriviamo alla domanda che mi hai fatto, cioè... Allora, qual è il problema? Che 10 giorni fa, il problema che vedo io in generale è naturalmente un astio nei confronti della Germania che è mostruoso, talmente mostruoso che quando 10 giorni fa lo Spiegel ha fatto uno scoop, cioè ha tirato fuori la storia che la Germania e la Francia avessero in qualche modo frenato gli acquisti dei vaccini per tutta l'Europa per in qualche modo garantire anche un minimo di margine di vendita alle aziende francesi, a Sanofi. A Sanofi, esatto. C'è stata un'enorme polemica e anche molto sarcasmo in Italia perché si diceva la Germania non ha frenato l'Europa. In realtà non ha frenato l'Europa, è che la Germania non ha acquistato all'epoca, fino adesso, dosi aggiuntive di vaccino perché proprio per spirito solidale europeo. Per spirito europeo e per dire aspettiamo gli altri, facciamo in modo che anche alla Bulgaria, alla Romania arrivino abbastanza dosi, quindi nella torta generale che abbiamo deciso per l'Europa noi non possiamo prenderci una fetta più grande, dobbiamo prenderci proporzionalmente a quella che è la popolazione tedesca, cioè oltre 80 milioni di cittadini. Ok, scoppia una polemica enorme in Germania ed è una polemica molto nazionalista, nel senso che dicono ma come, cioè noi abbiamo, oltretutto la Germania, lo voglio ricordare perché c'è anche questo mito totalmente infondato della grande avventura privata della Pfizer. Allora, la Pfizer è partner di BioNTech. BioNTech ha sviluppato il vaccino e BioNTech ha ricevuto 375 milioni di euro solo dalla Germania. In più ha ricevuto altre decine di milioni dall'Europa. Cioè, l'avventura del vaccino tedesco-americana è un'avventura pubblica, è un'avventura fortemente sovvenzionata da soldi pubblici. Così togliamo anche questo mito dell'avventura privata della Pfizer. È un'avventura pubblica di BioNTech Pfizer e siccome la Germania ci ha messo tanti soldi, adesso naturalmente anche per non rischiare che la popolazione tedesca venga vaccinata interamente solo alla fine del 2021, Spahn ha cercato di accelerare e quindi ha preso questi 30 milioni di produzione di vaccini in più che verranno prodotti in Germania, che verranno prodotti in un'azienda, insomma, a Marburgo sostanzialmente, un'azienda verrà riconvertita per poter produrre questi vaccini in più. E secondo me appunto c'è una, come dire, c'è un'urgenza nei tedeschi, proprio per quello che dicevi poco fa tu, Alessandra, perché quello che temono in Germania, siccome c'è una quota abbastanza ampia di scettici e negazionisti, e solo neanche il 50% della popolazione ha detto che si vaccinerà sicuramente, allora il timore è quello che
come dire, aspettando troppo per fare il vaccino alle persone, le persone in qualche modo si stanchino, non vogliono più fare il vaccino e quindi rischiamo di non raggiungere le percentuali, no, dell'immunità di gregge. E comunque farlo prima o dopo ha un impatto sull'economia notevole, diciamolo, non è che rallentare i tempi. Prego. Sì. Vorrei ricordare un ultimissimo elemento, anche per inquadrare il problema tedesco. La Germania è uno dei pochi paesi in questo momento in controcorrente, cioè i contagi stanno aumentando, i morti sono di nuovo 800, 1000 al giorno, perché la malattia ha raggiunto la popolazione anziana e soprattutto l'RSA, dove sta facendo una strage, ed è il motivo per cui i tedeschi hanno cominciato a vaccinare lì. Quindi la Germania è un paese che in questo momento è anche molto preoccupata, perché, come mi ha detto anche il governatore della Sassonia pochi giorni fa, da qui ai prossimi 3 mesi la Germania vivrà probabilmente i mesi più difficili, le 10 di settimane tutta, più anche difficili. Rispetto alla prima ondata. Ti do la parola, poi subito dopo la pubblicità ci dobbiamo fermare, so che devono andare via Luciano Fontana e Richeldi. Volevo fare una ultima domanda, professor Richeldi, su questo, sul fatto proprio il numero delle dosi. Anche su questo lei si sente di tranquillizzare sulle dosi scelte, diciamo, sulle dosi prenotate dall'Italia con privilegio ad AstraZeneca e quindi meno che arriverà in ritardo, eccetera, eccetera. Pensa che non ci sarà questo problema? È una cosa che sinceramente non mi desta alcuna preoccupazione. Ricordiamoci che abbiamo avuto forse per la prima volta un esempio di quanto sia importante la collaborazione europea. Credo che quello che diceva prima la sua collega dalla Germania ci deve far pensare intanto di ringraziare i tedeschi per quello che hanno fatto, l'investimento per avere questa azienda, per avere questa tecnologia, che è una tecnologia, ricordo, rivoluzionaria. Io non credo che nella mia vita vedrò una scoperta scientifica così importante come questa. È una cosa storica, è una cosa rivoluzionaria per la tecnologia che c'è dietro, per tutto quello che può aprire anche oltre il coronavirus. Preoccuparsi adesso delle dosi sinceramente mi sembra eccessivo, con vaccini che verranno. Siamo certi che questa è un'avventura in cui siamo tutti insieme. Non c'è un paese che si possa considerare immune, non c'è un paese che possa essere, diciamo, contento se i contagi sono bassi nel proprio paese e alti in un paese confinante, perché sappiamo... Però ci può essere un paese più lungimirante di un altro, professore. Ci può essere un paese più organizzato di un altro, questo certamente, e sappiamo che i tedeschi in genere sono molto organizzati, però non è un motivo, diciamo, di preoccupazione rispetto alla disponibilità delle dosi vaccinali. In Italia. Grazie, esatto. Al professor Richeldi. Luciano Fontana, non so se vuole aggiungere un commento, una valutazione su quanto abbiamo sentito. Ma sì, io penso solo una cosa, che invece di protestare per quello che sta accadendo in Germania, magari possiamo cercare di fare lo stesso, di accelerare l'arrivo delle dosi e verificare se quello da AstraZeneca funziona bene, quando arriva, di cercare di accelerare i tempi di vaccinazione, che francamente arrivare a settembre, alla fine dell'anno, mi sembra un po' troppo. Grazie Luciano Fontana, grazie professor Richeldi, restano con noi Lina Palmerini, Tonia Mastrobuoni, Alessandra Ghisleri, avremo anche degli ospiti politici dopo la pubblicità. Allora do il buongiorno e il benvenuto a Massimo Garavaglia della Lega. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. Ci collegheremo fra poco. Vedevamo, come dire, le manovre del caso con Loredana De Petris, capogruppo del Mistoma di LeU al Senato. È ancora con noi Alessandra Ghisleri, Tonia Mastrobuoni, Lina Palmerini qui accanto a me e chiede a distanza. Tonia Mastrobuoni, ti volevamo chiedere un supplemento, diciamo, sulla questione Germania, prima di arrivare così all'aria di crisi che soffia in Italia, al Recovery Fund, all'intervento di Paolo Gentiloni, Renzi, eccetera. Prima di arrivare a tutto questo, però, una spiegazione in più, ce la chiedevamo durante la pausa pubblicitaria con Lina Palmerini, sul fatto del perché non soltanto, e questo tu ce lo hai detto, i 30 milioni di dosi in più smarcate, diciamo, dalla distribuzione
e dall'approvvigionamento europeo che è stata fatta per ragioni interne legittimamente, ma perché hanno avuto più dosi, considerando come se i lender, quindi più dosi diciamo della partenza simbolica, come se i lender contassero più delle nostre regioni? Questo è, in termini un po' crudi e forse banali, la domanda che ci facevamo. Sì, comunque messe sullo stesso piano degli stati. Degli stati. Ma questo è uno stato federale, quindi ovviamente qui le decisioni federali contano. Tutto la sanità è materia di esclusiva competenza regionale. La Germania, come ho detto prima, ha bisogno di accelerare sui vaccini perché ha numeri in salita, cioè ci siamo ancora in una fase esponenziale e quindi come dire, la notizia di 2 settimane fa che la Germania avrebbe potuto in qualche modo finire l'anno, concludere quest'anno senza aver vaccinato, cioè come dire, arrivare alla vaccinazione di tutti i tedeschi per la fine dell'anno, stiamo parlando di 80 milioni di persone, e quindi di i vaccini opzionati sono 300 milioni, ecco, questo in qualche modo aveva spaventato la politica, c'era stata un'enorme polemica e quindi è stata accelerata l'opzione. Comunque i 30 milioni sono in più, cioè non sono, rispetto alle quote che vengono distribuite all'Europa, sono delle dosi che vengono date, vengono comprate in più. Che il governo tedesco ha deciso di comprare per conto suo, cosa che potrebbe fare qualsiasi stato europeo. Lo può fare qualsiasi stato europeo e può comprare anche da altre aziende. Allora, il problema è che la Germania ha puntato molto su BioNTech, tant'è vero che 85 milioni di dosi su 300 milioni saranno comprate dall'azienda tedesca e americana. E credo ci siano appunto anche motivi di investimento, quello che vi dicevo poco fa, insomma 375 milioni di euro pubblici, di soldi pubblici investiti in BioNTech, credo che sia un buon motivo poi per scommettere anche su questa azienda. La domanda è perché non appunto bisogna anche vedere per esempio l'Italia in quali aziende su quali aziende ha scommesso. Se l'Italia ha scommesso più su aziende che non hanno ancora il via libera sui vaccini, è chiaro che allora c'è un ritardo. Il problema è nella fase, c'è un rallentamento nella fase iniziale del vaccino, mentre invece la Germania ha puntato quasi tutto su un'azienda che è stata la prima ad avere il via libera delle agenzie. E quindi su una velocità, su una velocità anche di queste procedure. Chiarissimo. Sì, la differenza tra vaccini esistenti e vaccini ancora, come dire, potenziali, no? La Germania ha investito di più su un vaccino che ha già l'autorizzazione. Chiaro. Allora, vedo anche Loredana De Petris. A questo punto comincerei con lei, però diciamo dalle parole, dai così venti di crisi riaperti ieri da Matteo Renzi. Possiamo farlo sentire se la regia manda il primo contributo. Oggi abbiamo una possibilità di spesa che non abbiamo mai avuto da 30 anni, che non avremo per i prossimi 30 anni. Siamo a un bivio. C'è solo una cosa peggiore di non avere questi soldi, è spenderli male, perché se li spendi male il debito ti strangola. Ci sono i negazionisti del virus e ci sono i negazionisti del debito pubblico, quelli che dicono che il debito pubblico non esiste. Ora, questo è il punto chiave prima di entrare nel merito, perché fa capire l'insistenza con cui noi stiamo chiedendo di parlare di contenuti. Non è una questione di parte tra noi e il Presidente del Consiglio, le altre forze politiche. Ci stiamo giocando l'osso del collo. Lo capite o no che non stiamo scherzando? Noi pensiamo che questo piano, la dico male, il piano che il Presidente del Consiglio ha predisposto manchi di ambizione. Sia un piano, come gli ho scritto, senza anima. Sia un piano dove si vede chiaramente che non c'è un'unica mano che scrive, ma è un collage talvolta raffazzonato di pezzi diversi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme pezzi. Se c'è l'accordo, bene, si va avanti e noi speriamo che questo accordo ci sia. Se non c'è l'accordo, è evidente che faranno senza di noi e quindi sì che i ministri, le ministre più correttamente, ritireranno il loro incarico, si dimetteranno. Allora, Loredana De Petris, come va a finire questo ultimatum? Intanto è una sfiducia nei fatti
su un tema così importante come il recovery plan italiano a Conte? Ma intanto, diciamo, sul recovery, se si entra nel merito, perché io questo ovviamente i punti di Renzi non li ho visti, quindi li vedremo. Se si entra nel merito, io credo che ognuno, diciamo, delle forze di maggioranza, ogni forza di maggioranza ha diritto, come abbiamo fatto anche noi, di criticare, di proporre, e quindi entrando nel merito, a mio avviso, diciamo, se si ha questo atteggiamento di stare, diciamo, dentro una maggioranza e quindi si vuole davvero lavorare per far proseguire il governo, io credo che si può fare un buon lavoro, perché effettivamente, e su questo non bisogna, anche noi pensiamo che ci sono molte cose che non vanno nel piano che per esempio ci è stato presentato, assolutamente sì. E questo lo dico in assoluta serenità, noi anche abbiamo presentato un documento, ci sono molti punti che a noi non stanno bene, però l'atteggiamento ovviamente è quello di dire entriamo nel merito e proviamo a fare un piano che serva davvero al nostro paese, che sia innovativo e che davvero sia puntato sulla transizione verde, l'intreccio con le infrastrutture sociali e la sanità. Il problema è che Renzi sono invece ormai settimane che cambiando ogni volta argomento, prima era la cabina di regia, poi adesso sono i contenuti, insomma ogni volta rilancia, questo è il punto fondamentale. Beh, però ha detto dall'inizio sia il MES, la delega ai servizi, la cabina di regia, perché è stata tolta di fatto dal tavolo, era in un emendamento, è stata tolta dall'emendamento, spostata chissà quando al decreto. C'era anche il monitoraggio tutto nelle mani dell'economia, che neanche a noi stava bene, voglio dire, sapesse quanti emendamenti anche di Italia Viva, su cui diciamo anche in legge di bilancio avrei molto da dire. No, dicevo il fatto che fosse dentro un emendamento la cabina di regia, Sì, ma tutti sono... Allora, il punto è questo, in una maggioranza, io che sono una forza anche di minoranza, so bene come spesso è complicato stare in una maggioranza, ci sono anche discussioni feroci. Il problema è capire dove si vuole arrivare. Ecco, dove vuole arrivare? Dove vuole arrivare? Diciamo, vuole andare da un'altra parte. Dove vuole andare? Il MES è questione in cui possiamo continuare a discutere. Ci sono opinioni molto diverse. In maggioranza non c'è accordo. C'è un Parlamento che in maggioranza è contro l'utilizzo del MES. Continueremo ad approfondire. Ovviamente il punto è come se si vuole proseguire. Ora non ci sono molte alternative. Alternative a questo governo, quindi vuole andare alle elezioni, questo è un alto tasso di responsabilità, perché secondo lei possiamo noi aprire una crisi di governo mentre dobbiamo rapidamente presentare il piano, diciamo, italiano del recovery? Ecco, questa è la dose di responsabilità nei confronti del paese. Io vado se si da vuole Alessandra... invece assolutamente trovare una... Mi sembra prego, che abbia prego. Spiegato dove, insomma, qual è il punto, o meglio, il punto è un punto interrogativo per adesso. Non so se Alessandra Ghisleri, prima di andare da Garavaglia, ha una spiegazione. Secondo lei dove vuole arrivare Renzi? C'è l'area di crisi, una crisi è sostenibile dentro il quadro complicato di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione e anche nel processo tutto da fare dei fondi europei? Allora, ci sono due punti di vista. Il punto di vista interno alla politica stessa, cioè quello che prevede Renzi, cioè giocare sempre a rialzo per far vedere non solo che c'è, ma anche la sua presenza per farla valutare. Dall'altra parte troviamo invece i cittadini. I cittadini ovviamente comprendono limitatamente, come dire, questo continuo ribattere di Renzi. Renzi ha la necessità di spiegarlo molto bene alla gente, molto bene ai suoi elettori, soprattutto se vuole anche allargare, perché nelle rilevazioni ultime il suo partito andava ancora a perdere e si posizionava al di sotto del 3% tra la gente. Questo perché ovviamente se si fa parte di una maggioranza è necessario riuscire a ribadire bene i concetti, come sta cercando di fare. Quindi il rischio vero è, l'ho letto anche sui giornali, ma è quello di che o Conte o Renzi, quindi o la maggioranza anche o Renzi, rischiano di perdere la faccia in questo continuo duello
esistenziale politica. Non riescono a trovare una via d'uscita, diciamo, di compromesso, arrivati a questo punto, uno o vince l'altro. E la gente si annoia, è certo, e quindi rimane una bilancia impari perché c'è una spinta continua. E attenzione, il tema vero è il rapporto con l'Europa, perché anche nelle dosi dei vaccini, allora anche le nostre regioni, per esempio, avrebbero potuto compilare dei piani preferenziali da consegnare al governo, il quale avrebbe potuto combattere e fare come la Germania, comprando più dosi. Evidentemente questo non poteva essere fatto e quindi anche qui il governo rischia di perdere, come dire, consensi. C'è il microfono aperto di De Petris, della senatrice De Petris, si sente. Garavaglia, lei che ha vissuto naturalmente da vicino, accanto a uno dei protagonisti, la crisi del 2019, vede un Conte che può uscire di nuovo, diciamo, vincitore da una tensione con Renzi? Ma l'importante è che vinca il sistema paese più che le persone. La situazione, come diceva la Ghislieri, è complicata. Allora, facciamo un esempio. Si diceva tutto a posto, Arcuri, tutto a posto, tranquilli. Per il piano vaccini si è dovuto fare un emendamento in legge di bilancio di 650 milioni all'ultimo. Quindi non era a posto un bel niente. Giustamente fuori dal palazzo la gente guarda la sostanza, quindi i temi sono sempre quelli, il piano vaccini, la crisi del virus cinese da un lato, e quindi la preoccupazione su questa cosa dei vaccini, come abbiamo visto anche giustamente ogni paese fa il suo interesse, la Germania articolo 5 che manda i soldi ha vinto, fa bene, e nel farlo fa gli interessi anche della sua azienda. Ma qual è la strategia del nostro paese? Ci piacerebbe un governo che dice ok, partiamo così perché è la prima fase, poi puntiamo su AstraZeneca perché è nel nostro interesse. Ma c'è qualcuno che ci ragiona su queste cose? Ecco, manca la strategia. La stessa cosa nell'economia. Gran caos, 800.000 provvedimenti confusi e si era dimenticato un pezzo di paese che è la parte degli autonomi, dei non garantiti. Ecco, probabilmente, l'abbiamo visto in legge di bilancio, se si esce dal palazzo, ma neanche il palazzo, dalle stanze di Palazzo Chigi dove si discute in due o tre e si discute in Parlamento, è meglio per tutti. Sì, questo è il quadro generale, ma lei nello specifico come la vede e cosa si augura? Che ci sia una crisi? Lei è un membro dell'opposizione, autorevole. In una situazione normale, quando una forza di governo tira delle bordate simili, il Quirinale chiama tutti nella stanzetta e gli dice vabbè, che volete fare? Però non siamo in una situazione normale, quindi è tutto più complicato da un lato. Dall'altro vale sempre la regola parlamentare. Finché c'è una maggioranza il governo sta in piedi. Finché si passa sotto lì davanti e si dice sì alla fiducia, il governo sta in piedi. Quando qualcuno non passa di lì, il governo cade. Tutto qua. Lina. No, innanzitutto volevo fare i complimenti al vostro titolo di questa seconda, diciamo, fase della puntata, il progetto Ciaone, mi pare. A cura di Andrea Pennacchioli, sì, il titolo, diamo merito. Molti complimenti onorione a chi ha fatto questo titolo, spieghiamolo anche perché il progetto che ha presentato, il progetto alternativo di recovery che ha presentato Renzi, si chiama Ciao. Non si sa se l'acronimo. Se è un auspicio, un segnale insomma definitivo, non l'abbiamo capito. Io continuerei un po' sull'intervento dell'onorevole Garavaglia, che saluto, e che mi sembra molto interessante in particolare su un aspetto, cioè il rapporto con i cittadini. Noi abbiamo fatto tutta questa puntata e tu ci hai portato attraverso il piano vaccini, il rapporto con l'Europa, la Germania, che è un filologico che deve portare il paese, i cittadini, fuori da questa emergenza, che è un'emergenza sanitaria, ma è un'emergenza soprattutto sanitaria. E se noi guardiamo con tanta attenzione e anche con un po' delle volte di invidia, delle volte un po' di risentimento in alcuni alla Germania, perché sappiamo benissimo che finita questa fase, diciamo, di emergenza sanitaria,
quando arriveranno i vaccini e si tornerà alla normalizzazione, noi rischiamo di rimanere indietro davvero. Cioè noi abbiamo in questo periodo accumulato un debito pubblico di oltre 100 miliardi, ci avviamo a gennaio a fare un altro scostamento di bilancio, che vuol dire altro debito pubblico all'incirca di 20 miliardi, e se non facciamo in fretta con i vaccini e quindi cominciamo a riaprire le attività produttive come faranno gli altri, come presumibilmente farà prima la Germania, noi ci troveremo indietro sulla crescita, sulla ripresa delle attività e con un peso del debito gigantesco. Per questo il piano dei vaccini è importante, non solo per un fatto di tutela della salute, ma per rialzarci, perché poi il tema dell'emergenza economica e sociale ci schiaccerà e sarà un tema che si incrocia con la pesantezza della finanza pubblica, di tutto quello che appunto abbiamo accumulato di debito. Io mi ricordo qualche giorno fa, una settimana fa all'incirca, il primo banchiere italiano Carlo Messina diceva: non perdiamo di vista questa emergenza, e la crisi politica si va a innescare a una crisi economica generando una tempesta perfetta. Ecco, io tutto questo non lo vedo nel discorso, diciamo, della politica o del palazzo, come ha detto l'onorevole Garavaglia. Cioè io vedo veramente un scollamento pericoloso in un tempo come questo, perché in altre fasi, diciamo, della storia italiana, una crisi economica unita a una crisi di rappresentanza politica ha generato delle profonde fratture. Mi ricordo quella degli anni 90 di Tangentopoli, ma voglio dire anche il voto del 2018 in qualche modo è stato una frattura, perché c'era stata un'emergenza economica non compresa, o meglio un problema di disuguaglianze non compreso dalla politica tradizionale, che ha portato poi al primo governo dei populisti. E io penso che questi temi si riproporranno, e non vedo in questo braccio di ferro, in questa discussione tra Renzi e Conte o tra Renzi e gli altri partiti di maggioranza, non vedo un'attenzione ai cittadini, agli italiani, a portare i problemi degli italiani, ma vedo un braccio di ferro per riequilibrare i poteri all'interno del palazzo. Tema che può avere una sua dignità politica, c'è sempre stato un tema di voler ridimensionare chi sta a Palazzo Chigi. L'ha avuto Renzi, certo, e l'hanno avuto altri presidenti del Consiglio. Però in questo momento questo può essere invece pericoloso nel certo rapporto con... Anche perché la politica, se non fa e se non ottiene consenso, è inutile, deve fare un altro mestiere. Chi fa politica e non guarda al consenso che genera, però non deve facesse neanche... i convegni, facesse i dibattiti, ma non la, però non la c'è politica. Un problema reale di gestione di questi famosi 209 miliardi e la politica ha, sì, anche il diritto di dire no, assolutamente non sono il gestiti diritto, bene, ma io non vedo questo, perché quando mi si confondono i piani, cioè discutiamo di che cosa deve essere il recovery e discutiamo della visione, come si chiama adesso, tanto non c'è la visione, ma comunque discutiamo di questo, però contemporaneamente sul tavolo si mette un ultimatum e si minaccia una crisi di governo, lì comincio a pensare che è pretestuoso, perché si può fare un dibattito sulle questioni italiane che ci sono, senza ci sono minacciare tutte, la crisi, dici senza tu, minacciare la crisi di governo. Ne parliamo, vediamo se gli altri sono d'accordo dopo la pubblicità. Allora, Alessandra Ghisleri, si è parlato proprio alla luce di questa situazione bloccata, mi sembra, crisi, non crisi, ma insomma di una corsa Renzi-Conte che per il momento non vede la possibilità del pareggio. Però si è parlato dell'ipotesi di una lista Conte ed è stata anche rilevata, mi sembra. Avrebbe delle chance, potrebbe essere anche la rilevazione uno strumento di dissuasione rispetto a una crisi, o invece un incoraggiamento per Conte per tentare un'avventura come gli consiglia Marco Travaglio oggi sul Fatto Quotidiano, quindi un direttore certo non ostile.
Allora, intanto era, la rilevazione di un partito di Conte era già iniziata alla fine della prima ondata, quindi tra la primavera e l'estate del 2020. Gli ultimi dati sono comunque legati a settembre, al periodo, diciamo, di ripresa delle attività dopo l'estate, e portavano un partito di Conte tra il 4 e il 6%, 3 mesi fa. Credo che però questo voto abbia delle diversi aspetti. Il primo tra tutti è il fatto che comunque la gente nelle dichiarazioni delle intenzioni di voto è fortemente influenzata dall'attualità. E in questo momento una rilevazione di un partito di Conte ovviamente sarebbe inficiata da tutto quello che è il tema vaccini, il tema economia e il tema anche rapporti con l'Europa, oltre che alla parcellizzazione di quella che è la manovra e quindi alla mancanza di una visione comune, ma di una pianificazione di elargizione di soldi a pioggia senza una previsione buona, soprattutto per quello che è il rapporto con l'Europa, che evidentemente ci chiederà dei limiti e farà già dei limiti, come già vediamo negli scontri con l'ABI e l'Europa sul rientro, insomma, dei 100 euro, vabbè, comunque anche da quel punto di vista. E dall'altra parte invece c'è il fatto che qualsiasi partito di Premier non ha mai avuto esiti importanti al di sopra del 10%, quello che ha avuto l'esito migliore è stato quello di Monti, eppur tradendo quelli che erano le aspettative, perché ci si aspettava, o meglio, i sondaggi lo dicevano, ma la credenza era quella di vedere un partito di Monti al di sopra del 20%, invece così non è stato. Questo perché il consenso non è l'assenso, e l'assenso verso un premier, verso una figura di riferimento istituzionale in un momento così drammatico come la pandemia, non traduce in voti automaticamente. Avrebbe più chance... Scusa Alessandra, avrebbe più chance come invece leader, perché citavo l'articolo di Travaglio, sì, per dire potrebbe riportare il Movimento 5 Stelle al 30%, dice Travaglio, avrebbe più fortuna così? Sarebbe una strada più facile, soprattutto più comprensiva per la gente, perché evidentemente il partito di Conte toglierebbe dei consensi al Movimento 5 Stelle, al PD principalmente, e non troverebbe comunque una larga parte di consensi in quello che è il dominio del territorio. Perché i partiti crescono quando hanno un dominio territoriale, non basta avere l'opinione a favore del leader come un grande movimento d'opinione, perché poi sappiamo che il voto si traduce in presidio territoriale. Quindi siccome il Movimento 5 Stelle ha già un buon cammino che supera i 10 anni, allora sarebbe più semplice e più comprensibile anche per l'elettorato che lui trasformasse quello che il movimento politico è in un partito politico anche di governo. Allora a quel punto riuscirebbe anche a cambiare la comunicazione, quindi non più fatta in una maniera così divisa e divisiva e anche di correnti, ma magari con un'unica fonte. Chiaro. Allora, vado da Tonia Mastrobuoni, perché oggi c'è su Repubblica proprio un'intervista del direttore Maurizio Molinari a Paolo Gentiloni, commissario agli affari economici della Commissione Europea, che dice due cose molto forti nel dibattito italiano, però così ti chiedevo anche un ancoraggio al punto di vista europeo. La prima osservazione, dice Gentiloni, è che lo sforzo della Commissione Europea con tutti i paesi è di insistere sul fatto che le spese da fare devono essere prevalentemente su investimenti e riforme. Non bastano gli incentivi, che pur non essendo esclusi non sono una priorità, e non bastano nemmeno, questo è il senso, spese che servano al consenso, ecco, per favorire consensi effimeri. La seconda priorità, e dice Gentiloni, è quella che mi preoccupa di più, è l'attuazione. Il diavolo non è nei dettagli del piano, ma nelle procedure per eseguirlo. Allora, è lo specchio, il riflesso di una preoccupazione europea per il caso Italia rispetto alla gestione dei fondi europei, che già si era sentita quando è venuto il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire? È lo stesso tipo di messaggio che arriva?
Allora, sono due messaggi diversi e assolutamente coerenti, nel senso il primo è il messaggio che riguarda la storica incapacità italiana di spendere i fondi europei, fondi strutturali europei. Siamo uno dei paesi che li spende peggio e quindi naturalmente da qui la preoccupazione che io ho rilevato anche qui a Berlino, che succede la stessa cosa. Ma sin da tempi di Wolfgang Schäuble, quando Wolfgang Schäuble era di fatto il cancelliere, vice cancelliere ombra di Angela Merkel negli anni terribili della crisi finanziaria, quello che mi diceva spesso, che diceva spesso anche pubblicamente Schäuble, era: ma insomma, voi chiedete sempre soldi in più, ma non riuscite a spendere quelli che vi dà l'Europa, che quelli che vi diamo. E in Germania c'è anche un grande scetticismo tradizionale su come vengono spesi questi soldi, ma anche in Europa. Per esempio, la Germania cita sempre come esempio negativo la tendenza spagnola e italiana a spendere soldi per infrastrutture come gli aeroporti. Ecco, no? Questa è una cosa su cui noi non riflettiamo mai, ma ci sono infrastrutture, e qui c'è un'attenzione quasi maniacale, insomma, per anche le voci di spesa. Secondo punto è il messaggio molto forte di Gentiloni insomma, nell'intervista a Maurizio Molinari, è questo: guardate che guarderemo anche al fatto che non ci siano, no, appunto, che non diventi un mille proroghe, come si dice appunto nel dibattito italiano, cioè una sorta di collettore di mance elettorali, perché questo rischia di essere il recovery fund, il recovery plan, in un paese in cui, lo avete descritto fino a poco fa, la politica è profondamente in crisi, c'è una crisi di rappresentanza. E un uomo come Matteo Renzi, e in questo devo dare assolutamente ragione a Lina Palmerini, cioè ha sempre l'esigenza, per farsi vedere, di accompagnare anche proposte ragionevoli e buone con un ultimatum. Questo non è un modo di agire costruttivo, ovviamente, è un modo di agire ricattatorio che in qualche modo peggiora, certo, anche l'immagine dell'Italia in Europa, perché la Germania naturalmente è basita, anche l'Europa, all'ipotesi che ci sia una crisi di governo proprio mentre stanno arrivando una sorta di piano Marshall triplicato. Ecco, queste sono cose che all'estero proprio non si capiscono. Non si capiscono. Però, io devo interromperti perché vedo Loredana, sì, De Petris che si è spostata, siccome doveva poi andare in aula. Ti chiedo scusa, Tonia, e però ci tenevo, sì, ad avere una sua valutazione rispetto a quello che può ancora succedere, perché lei diceva non si capisce bene dove va a parare. Doveva apparare Renzi, certamente, sì, no, inaccettabile la crisi. No, immagino che condivida questo, sì, tipo di analisi, perché sono anche in linea con quello che aveva il ragionamento, certo, che facevo prima. Ma la crisi, prego. Però a questo punto, che armi ha Conte? Deve anche Conte cedere qualcosa? O è possibile sostituire i renziani con altri pezzi presi da pattuglie di responsabili, e quindi il voto della fiducia, come diceva Garavaglia, che poi è, insomma, conta quello, va bene qualsiasi fiducia? Ma ovviamente se l'Italia Viva uscisse e entrassero, diciamo, altri anche in un appoggio così, ovviamente comunque la crisi ci sarebbe, quindi bisognerebbe comunque andare al Quirinale, questo è ovvio, è evidente. Quindi gli scenari non credo che si possa, bisogna risolverli, diciamo, trovando una soluzione politica, non può essere soltanto col fatto che si vanno a prendere dei senatori, perché poi il problema cosa potrebbe cedere da una parte o dall'altra. Credo che anche Renzi, insomma, poi i suoi conteranno pure qualcosa. Quindi io spero che anche i senatori e i deputati che hanno aderito a Italia Viva, insomma, riescano a fare un ragionamento di responsabilità, perché, torno a ripetere, è una questione di responsabilità. Renzi d'altronde voleva tornare protagonista, adesso il protagonista è tornato, ma non credo che questo sia molto gradito ai cittadini, per un motivo molto semplice, che noi abbiamo, diciamo, il dovere di chiudere e riuscire a costruire un piano serio da presentare in Europa, e quindi tutte le critiche sono assolutamente, io per prima ne faccio moltissime, poi il nostro documento non l'avete visto, ma anche quello è abbastanza critico, quindi si lavora per riuscire a risolvere la questione. Vado da Garavaglia, grazie a Loredana De Petris, perché vedo che siamo in chiusura, mancano il tempo, è veramente tiranno stamattina. Vado da Garavaglia, forse dovevamo invitarvi prima a partecipare al dibattito. Garavaglia, vorrei chiedere però se in caso di crisi la Lega si augura un ritorno al voto o no.
o sarebbe ancora più irresponsabile, impensabile un ritorno al voto? Il voto, il Parlamento è eletto dal popolo, il voto è sempre la soluzione migliore. Vediamo che succede, sta la maggioranza a capire cosa fare da grande. Il dato di fatto è che in una situazione di crisi, la crisi più grave della storia della Repubblica, dopo la guerra, abbiamo il governo più debole della storia della Repubblica. È una cosa che non può funzionare. Noi abbiamo bisogno di risposte veloci, mentre qua ogni cosa è in ritardo, su ogni tema siamo in ritardo. Anche questo recovery, la soluzione era semplicissima, è semplicissima. Invece di litigare tra le forze di maggioranza al chiuso, porta tutto in Parlamento 15 giorni e la facciamo fuori, trasparentemente. Allora, chiedo, ecco qui, a Lina Palmerini se è d'accordo con Claudio Tito, che commenta l'intervista di Gentiloni così. Le preoccupazioni espresse dal commissario europeo consegnano a Renzi due argomenti in più. Uno è il merito del confronto e l'altro l'esito di un'eventuale crisi di governo, perché le elezioni anticipate non rappresentano una via d'uscita praticabile. Ma io penso che tutto questo stia accadendo, cioè questo balletto dei ricatti, degli ultimatum, ne parliamo, perché c'è la convinzione in Renzi che non si andrà a elezioni anticipate. Se ci fosse davvero la convinzione di un voto anticipato, tutto questo non accadrebbe, perché naturalmente le elezioni per Renzi sono la fine. Aveva detto Alessandra Ghisleri che è sotto il 3%, quindi... Non aggiungo altro. Ma ha ragione a credere che non sia uno scenario praticabile. Tu segui anche il Quirinale, dal Quirinale è stato fatto filtrare... La mia impressione dal Quirinale è stato fatto filtrare che quello delle elezioni anticipate è un esito possibile, ma non perché lo voglia il Presidente della Repubblica, ma perché lo considera un esito probabilmente inevitabile, nel senso che al di là di questa maggioranza non ce n'è un'altra. Anche la Meloni mi pare abbia chiuso a qualsiasi tipo di governo di centrodestra con un gruppo così fatto di transfughi, eccetera. Con un'opposizione che a quel punto spingerebbe molto verso le elezioni, con l'argomento del referendum sul taglio dei parlamentari, e quindi un Parlamento poco rappresentativo, uno scollamento con il popolo e appunto la difficoltà di trovare una maggioranza alternativa, diventerebbe un piano inclinato. Quindi penso che quello sia il timore del Presidente della Repubblica di dover decidere per lo scioglimento delle Camere. Rubo soltanto 30 secondi ancora a Alessandra Ghisleri e Lina Palmerini per risposta telegrafica. Visto che siamo in fine anno, il pronostico è che una crisi ci sarà o no? Ghisleri. I cittadini non la vorrebbero, perché ovviamente in un momento così, così complicato una stabilità e un andare avanti comune sarebbe meglio. Certo è che un governo debole poi elegge anche situazioni deboli. E quindi... Lina, una crisi sarà un passaggio... Io non so fare previsioni, ma per un semplice motivo. Io mi ricordo la prima volta, proprio alla 7, che ebbi l'occasione di fare una domanda a Renzi, era il 2014, più o meno fine gennaio, primi di febbraio, e chiesi: ma lei vuole andare a Palazzo Chigi, come si dice, insomma, lei è sindaco di Firenze? E lui mi rispose: io faccio il mestiere più bello del mondo, sono sindaco di Firenze e non ho alcuna intenzione di andare a Palazzo Chigi senza passare dalle elezioni. Era il 2014, dopo 3 settimane era a Palazzo Chigi senza passare dalle elezioni, quindi non so fare una previsione, mi arrendo. Garavaglia, crisi? Il pronostico? È impossibile capirlo, vediamo che succede. Vediamo il suggerimento che ci sentiamo di dare è portare tutto in Parlamento, almeno si limitano i danni. Ma credo che quello sia inevitabile. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai nostri ospiti, a voi che ci avete seguito. Linea Andrea Pancani per Coffee Break. Noi ci vediamo domani. Buona giornata.